Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, era presente in città in occasione del convegno Ravenna al Centro, lo sviluppo dei porti e della logistica per un territorio sempre più internazionale, organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale alla Camera di Commercio. Rixi si è recato al porto dove ha visitato la draga Nile River, che sta portando avanti gli escavi dei fondali. Credo che sia un grande sbocco per il nostro paese, soprattutto sull'Adriatico. Sapete che nell'Adriatico abbiamo grossissimi problemi, soprattutto per quanto riguarda il tema dei fondali e quindi del mantenimento delle profondità nei porti e dei dragaggi, e anche per questo visiterò con piacere la draga più grossa a livello europeo, perché credo che il tema dei dragaggi è un tema che è stato ricorrente negli ultimi anni e finalmente siamo arrivati in fondo a innovazioni dei processi legislativi, ma ora bisogna operare, bisogna farlo con rapidità e dare capacità ai nostri porti di soddisfare una domanda sempre crescente di traffico marittimo, soprattutto sulla sponda adriatica, che è quella che ha avuto negli ultimi anni più problemi sugli interramenti. Credo che Ravenna in questo momento sta realizzando una serie di opere che noi siamo anche lieti di poter finanziare, perché quando si vede l'attività e i lavori che vengono svolti è importante metterci soldi. Detto questo, il problema del nostro paese non sono i finanziamenti, sono purtroppo che molto spesso invece abbiamo situazioni dove i lavori non partono o partono a singhiozzo. Abbiamo anche un problema nel mondo delle imprese che negli ultimi 20 anni si è particolarmente indebolito. Per cui sfruttiamo soprattutto questo momento in cui abbiamo una grande capacità anche di finanziamento col PNRR, ma non solo, ma soprattutto la nostra struttura logistica può essere in grado di mantenere un paese che cresce, quindi che ha bisogno di più energia, ha bisogno di più fluidità nella propria catena logistica, ha bisogno di più punti di accesso e di approdo, ma soprattutto del fatto di poter rivampare l'intero sistema logistico nazionale nei prossimi 10 anni.